Michele Hodoupie. Amici di Michele Hodoupie, il secondo di oggi è un secondo di pesce, per l'esattezza cuori di filetto di merluzzo gratinati accompagnati da broccoli croccanti al forno. Chef Michelone prepara il contorno, adesso spezzetta un peperoncino e due spicchi d'aglio. Una volta tritate le spezie, grattugia la buccia di mezzo limone, mette tutto all'interno di una ciotola, aggiunge un pizzico di sale e un po' di olio. Ora Chef Michelone si occupa del broccolo, lo taglia a pezzetti di 2 cm di spessore. Una volta tagliato il tutto si procede a condire. Aggiungiamo ancora un po' di sale. I pezzi di broccolo vengono posizionati su una placca rivestita di carta forno. Ora vado a spolverizzare il tutto con delle mandorle a lamelle. E del pecorino. Ora il tutto va in forno, 250 gradi. Trascorsi 10 minuti estrarremo la placca dal forno e andremo a girare i pezzi di broccolo. Ancora un pochino di formaggio. Li mettiamo in forno per 5 minuti. Trascorsi altri 5 minuti, togliamo il broccolo dal forno. Lo lasciamo raffreddare perché lo mangeremo a temperatura ambiente. Inizio a preparare il piatto. In un barattolo metto un po' d'olio, un goccio di vino bianco, un po' di pepe, pochissimo sale in quanto il merluzzo è un pesce già salato di suo. Chiudo il barattolo e vado ad agitare per emulsionare bene. Proseguo la ricetta facendo un trito fine di salvia, rosmarino e prezzemolo. Ma Chef Michelone, mentre il suo collega lavora, lei non fa niente? Io faccio assistenza. In che senso? Assisto a quello che fa. Il trito di erbe aromatiche è pronto. Ora in una ciotola vado a mettere un po' di olio, aggiungo il trito, grattugio un po' di buccia di limone, metto del pan grattato, mescolo il tutto. Ho così preparato la panatura nella quale vado a passare i filetti di merluzzo. Li copriamo bene. Li mettiamo in una teglia. Ora recupero l'emulsione che avevo preparato all'inizio. Un'ultima mescolata. Vado a bagnare i filetti nella teglia. Ora si va in forno a 180 gradi, 15 minuti, o comunque il tempo per una bella doratura. Trascorsi i 15 minuti, terminiamo con 3-4 minuti di grill. Si procede ad impiattare il merluzzo gratinato.
e il broccolo croccante al forno che si mangia a temperatura ambiente. Si completa il piatto con un ornamento, una foglia di venegras. Collega, direi visivamente un gran piatto, deve essere buonissimo. Lo sarà senz'altro. Con cosa l'abbiniamo questo merluzzo? Con un delizioso champagne Henri de Verneuil. Allora non ci resta che il classico Nastri. Michele Hodoupě.